piedini manuali a leva abbiamo due possibilità per lo sgancio: o un bottoncino laterale da premere oppure li si spinge verso l'interno. I piedini poi scendono e si mettono in posizione verticale, li si va a far scendere fino al terreno e poi con il tondino li si va a portare in pressione per stabilizzare il veicolo. Se invece abbiamo i piedini a girabacchino, dopo aver preso la leva, normalmente posizionata all'interno del gavone, andiamo a metterli in appoggio a terra. Per i piedini elettrici dobbiamo prima accendere il relativo pannello comandi, attendere che tutti i LED eseguano un lampeggio e il beep di conferma che l'impianto è funzionante, poi premere il tasto Start. In questo momento i quattro piedi si stanno posizionando in posizione verticale. Quando si accendono questi tre LED possiamo scegliere le varie modalità di funzionamento: la modalità livellamento automatico o la modalità livellamento manuale. Premendo auto il veicolo andrà a livellarsi autonomamente, segnalandocelo con questi LED dove al momento è pendente, e quando invece sarà livellato si accenderà il LED verde centrale. La funzione manuale può essere utile anche per il cambio gomme, in quanto è in grado di sollevare completamente le ruote. Se vogliamo fare il livellamento manuale, premiamo il tasto relativo, attendiamo che i piedini arrivino all'appoggio al terreno e poi possiamo andare a scegliere noi se usare i due piedini anteriori, i due piedini destri, i due piedini posteriori o i due piedini sinistri. Per la chiusura dei piedini dobbiamo premere il tasto Get Up una prima volta, in maniera da riportare i quattro piedini in posizione verticale ma scarica, e poi premere una seconda volta il tasto Get Up per il posizionamento orizzontale che consente la marcia.